Donald Trump cambia rotta dopo aver sbandierato ai 420 che per Pasqua le chiese sarebbero state piene perché il contagio avrebbe perso forza, si è rimangiato tutto anche perché il paese e soprattutto New York è travolto dalla diffusione dell'epidemia. It's just an aspiration. We actually will be... Era solo una speranza. In realtà il picco dei decessi è atteso in 2 settimane. Per questo prolunghiamo fino al 30 aprile le linee guida sul distanziamento sociale. Non c'è nulla di peggio che dichiarare vittoria prima di aver vinto, ha detto Trump parlando nel briefing della task force contro il coronavirus. Il presidente ha poi descritto il virus come una piaga, ammettendo che potrebbe causare in America tra i 100 e i 200 mila morti, ma ha voluto rassicurare la popolazione dicendo che gli Stati Uniti vinceranno la guerra. Lo sconfiggeremo. Quello che voglio è riavere indietro la vita di prima negli Stati Uniti e nel mondo. Per il 1° giugno saremo sulla strada della ripresa. Trump ha poi replicato a chi ha fatto notare che Russia, Cina e Cuba stanno mandando aiuti all'Italia. Stiamo lavorando a stretto contatto con l'Italia, dove il tasso di mortalità è alto. La stiamo aiutando molto con forniture e assistenza finanziaria, ha detto, senza però fornire ulteriori dettagli.